Ciao bambini, ciao bambine. Oggi vi presento un nuovo amico, si chiama Oscar. E il libro è Oscar e il suo incredibile viaggio di Anne-Marie van Eringen, di Pulce Edizioni. Che cosa sarà questo filo? Dove porterà? Proviamo a seguirlo. Leggiamone un pezzettino insieme. Oscar e il suo incredibile viaggio. Oscar aspetta. Aspetta che le briochine si raffreddino. Le ha appena sfornate e hanno un profumino davvero delizioso. Le briochine sono per... Spero che torni a casa presto. Oscar non ama aspettare. Aspettare può essere una cosa lunga. È una bellissima giornata di sole. Oh, ma guarda! E questo? Cos'è? Dove andrà a finire? Oscar è curioso e decide di seguire il filo. Tanto le briochine non si sono ancora raffreddate e questa cosa sembra molto più divertente. Chissà da dove è sbucato quel filo e dove andrà a finire? Oscar non ne ha la minima idea, ma ora il filo è bloccato. Ehi tu, spostati di lì! Lascialo, è mio, l'ho visto prima io! Aiuto! Stiamo salendo troppo! Fai attenzione! Fiu! Per fortuna non sono caduta in quello stagno, ma dove sono finito? Questo posto mi ricorda qualcosa. Improvvisamente si fa buio. Oscar si guarda intorno. Però è davvero affollato qui. Qualcuno saprebbe dirmi dove sono finito, per favore? Mi sono perso. Per scoprire se Oscar ritroverà la strada di casa o chissà dove andrà, dovrete assolutamente leggere questo bellissimo albo illustrato dal titolo Oscar e il suo incredibile viaggio di Anne-Marie van Eringen, Pulce Edizioni.